Inaugurato martedì pomeriggio il percorso in 14 tappe attraverso Faenza dedicato a Dino Campana e anche a Antiorfici, realizzato attraverso i luoghi citati dal poeta maradese nei propri versi. Faenza, Firenze, Bologna e Genova sono le città citate da Campana nei Canti Orfici, ma Faenza rappresenta un luogo speciale, il trampolino di lancio delle speranze, delle visioni e del racconto dell'autore. Il percorso sarà abbinato ad un Deplian distribuito dalla Proloco, ad un sito internet www.campanafaenza.it e ad un'applicazione per smartphone e tablet con tanto di audioguida. Il progetto è stato realizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Faenza partendo da un'idea del professor Stefano Drei con il sostegno di ERA e con la collaborazione del settore territorio del comune di Faenza. Le targhe lungo il percorso sono opera della Digicer. Il percorso è lungo il centro storico. Abbiamo individuato esattamente 14 punti della città che ricordano direttamente i Canti Orfici, anzi sarebbe meglio dire il contrario. I Canti Orfici ricordano la città in almeno 14 punti. Li abbiamo individuati con certezza e abbiamo posto le lapidi che ricordano, riportano il testo dei Canti Orfici e danno una breve spiegazione, oltre a una fotografia dell'epoca che serve a dare un po' di esempio di com'era la città. Il tour è anche multimediale, c'è un'app dedicata. Sì, il tour è multimediale, c'è anche un'app dedicata, un'app fatta proprio col sistema più, diciamo, più moderno, più contemporaneo, nel senso che si basa su una mappa. Quindi il visitatore che utilizza questa app scaricabile gratuitamente su Easy Travel, il visitatore quando si avvicina a una di queste lapide, se ha l'app aperta, viene informato e direttamente parte il test audio di presentazione di quella singola targa. Ecco, più o meno le targhe dove sono? Sono 14, una è nel Palazzo della Pinacoteca perché viene citata nei Canti Orfici come museo, tre sono in piazza, una è all'ingresso dello Stradone, una è sul ponte che collega la città col borgo, qua l'anzi è proprio la prima perché è proprio l'inizio dei Canti Orfici, due sono in piazza Lanzoni, uno nel Largo Portello. Però basta scaricare l'app e si trova, o se no guardare anche nel sito, c'è un sito specifico www.campanafaenza.it, lì ci sono tutte le informazioni. Federico Lega per Faenza Web TV.